Roma. E a Ginevra, dove Biden è arrivato nel pomeriggio, tutto è pronto per il bilaterale con Putin tra imponenti misure di sicurezza. In diretta il nostro inviato Marco Clementi. Le bandiere russe e americane sullo sfondo Villa Lagrange, la villa settecentesca che affaccia sul lago di Ginevra, ed è qui che domani a partire dalle 13 si svolgerà l'incontro Biden-Putin. Ma già da stasera qui è tutta zona rossa, i ginevrini sono invitati a rimanere a casa domani a lavorare in smart working. Biden è già qui, è atterrato poco dopo le 16, Putin invece arriverà domani mattina. Ginevra, la città per così dire neutrale per eccellenza, ricordiamo che proprio a Ginevra si svolse il faccia a faccia Gorbaciov-Reagan, era l'ottobre del 1985, ma sui precedenti incontri tra presidenti russi e americani vediamo il servizio di Perla di Poppa. Incontri da cui dipendono i destini del mondo. A Yalta il primo faccia a faccia URSS-USA finisce 1-0 per i padroni di casa. Roosevelt, già molto malato, sarà criticato per aver lasciato a Stalin l'influenza su tutto l'Est Europa. Cala il gelo della guerra fredda, Vienna 61 è un fallimento, Khrushchev è convinto di tenere in pugno il giovane americano, Kennedy sottovaluta quello che chiama il contadino ucraino, due mondi mai così distanti, di lì a poco si comincia a costruire il muro di Berlino. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Non è che non ci fidiamo l'uno dell'altro perché siamo armati perché non ci fidiamo. Ginevra 85, il campione dell'anticomunismo e il leader della perestroica non potrebbero essere più diffidenti. Il gelo si scioglie davanti al fuoco di un caminetto. Reagan e Gorbaciov si trovano persino simpatici, si comincia a parlare di disarmo. Entrambi allergici ai protocolli, la famosa incapacità di Yeltsin di rimanere sobrio fa sfiorare più volte l'incidente diplomatico, ma porta i suoi frutti. Con Clinton si firma la prima dichiarazione congiunta sui valori democratici. L'idillio dura poco, l'invasione dell'Iraq, il conflitto in Ucraina raffreddano i rapporti. Mr. President, ora la palla è nel suo campo. Secondo indiscrezioni mai confermate, in quel regalo c'era una microspia. Putin nega gli attacchi hacker sulla campagna presidenziale. Trump gli crede. Per gli analisti, l'ultimo summit è finito 1-0 per i russi. E ora, palla al centro. Ed ora la politica italiana, 5 Stelle. Dopo Rousseau c'è una nuova piattaforma per il voto.